solennità del Corpus Domini, che è una solennità, una festa anche molto antica, perché si celebra dal 1264, è stata istituita. E in realtà io credo che vada compresa bene questa solennità del Corpus Domini, perché la Santissima Eucaristia noi in realtà la celebriamo tutti i giorni. Tutti i giorni, tutte le domeniche ci riuniamo insieme davanti per celebrare il corpo e il sangue di Gesù, quindi l'Eucaristia, se vogliamo, la celebriamo sempre. E tra l'altro noi abbiamo anche il Giovedì Santo. Il Giovedì Santo si celebra l'istituzione dell'Eucaristia, poi vabbè, il Giovedì Santo si apre già sotto Pasqua, però c'è proprio anche il Giovedì Santo, si ricorda questo. Quindi a che cosa serviva la solennità del Corpus Domini? Se la Chiesa fin da subito la celebra sempre e se abbiamo già nel Giovedì Santo il ricordo di questa istituzione. Credo che questa festa sia stata istituita e soprattutto per pensare alla presenza reale di Gesù, cioè anche semplicemente per ricordarci chi c'è lì, cioè per contrastare un po' quegli errori che riguardo a questo sacramento sono sempre venuti, no? E sempre sono nati forti dubbi in tutte le epoche della Chiesa. Ma lì c'è veramente il Signore. Quindi oggi non pensiamo tanto agli effetti della comunione, quello che dà l'Eucaristia, proprio cos'è l'Eucaristia. È nato per questo motivo questa festa, per dire lì c'è veramente il corpo del Signore. Basterebbe portarci a casa questo oggi. Poi pensiamo anche agli effetti, a cosa serve la comunione, fa di noi un corpo solo, tante cose. Ma quando è nata questa festa, visto che c'era già il Giovedì Santo, si è pensato a ricordare a noi, di fronte a tutti i dubbi che ci vengono anche a noi delle volte, che lì c'è veramente il Signore. Io quando vado a fare la comunione credo che lì c'è il Signore, o ho qualche dubbio, ce l'ho anch'io. Ogni tanto basterebbe ricordarsi questo. Poi dopo gli altri giorni riflettiamo su tutti gli sviluppi infiniti che l'Eucaristia ti dà. Ma il Corpus Domini nasceva per questo, perché sempre qualcuno metteva in dubbio la presenza di Gesù, ma quello è un simbolo. È il Signore, è lì. Ci ricordiamo ogni tanto un po' anche noi, sarebbe di dire che c'è questa possibilità di ricordarci. Gesù aveva detto, no, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. La sua presenza corporea ci ricorda questa presenza di chi ha vinto la morte. Quindi ci è dato oggi questo ricordo. Un altro spunto che potremmo prendere oggi, credo, venga dal fatto che Gesù dice: prendete, mangiate, bevetene tutti. Questo aspetto dell'Eucaristia che Gesù abbiamo sentito anche nel Vangelo, mangiate e bevete. Questo mangiate e bevete non può non farci venire in mente un altro cibo che ha portato alla morte. Nella Genesi il peccato originale che cosa è stato? Mangiare dell'albero che Dio aveva proibito. Quindi se la morte, tutta la rovina viene da un cibo, la salvezza verrà da un cibo. Se il peccato originale è stato il mangiare quello che l'uomo non poteva, ma poi non neanche gli dice, ma sai, è un simbolo. Sì, sì, però intanto la Bibbia ti dice che l'uomo ha mangiato l'albero che non doveva. Quindi è entrato dentro di te il male. Poi possiamo anche pensare al peccato originale con qualcos'altro. Però il fatto che l'hai mangiato ti fa capire che è entrato molto in te, no? Sappiamo che noi siamo tutti attenti a quello che mangiamo, a quello che c'è dentro. Ecco, il peccato è stato il mangiare. La vita eterna che cos'è? Questo è il cibo di vita eterna. Quindi Gesù lo ha dato come risposta a quell'altro cibo. E quindi ci ricorda che c'è un cibo in noi, per quello c'è una fame in noi che solo Gesù può saziare l'Eucaristia. C'è una fame nell'uomo che ha portato alla morte, l'appetito del tuo peccato, e c'è una fame in te che solo Cristo ti può soddisfare. Ma vuole anche dire che se io non mangio del Signore, io torno a mangiare quell'altro albero, Non è che uno dice, vabbè, ma io un minuto dell'Eucaristia, allora torni a quell'altro cibo, non c'è niente da fare. O ti nutri di te stesso o di Cristo. Cioè, è importante questa cosa. Se io non mi nutro di Cristo, torno a quel cibo là, quello che mi porta alla morte. Non è che dici, beh, l'ha mangiato loro, noi non c'entriamo niente. O ti nutri del pane di vita eterna, altrimenti torni a mangiare di te stesso, del tuo egoismo, di quello che porta alla morte. Un cibo ce l'hai da cuore, per qualcosa ti sveglia il mattino.
Quindi l'Eucaristia è proprio il rimedio a quell'altro cibo che sempre abbiamo nel cuore, la fame di noi stessi, essere considerati, la fame di prevalere. E allora ecco il nutrimento dell'Eucaristia. E anche le disposizioni, no? Quando si parla dell'Eucaristia oggi, si diceva una volta di venire a fare la comunione in grazia, no? Confessati. E che cosa servivano? Cosa servono le disposizioni per venire a fare la comunione? Per toglierti dal cuore quell'altro cibo. Non è che l'Eucaristia è un premio, però perché si deve venire a fare la comunione in grazia di Dio? Perché quell'altro cibo ti toglie la fame di Dio. Tu devi cercare di non essere in peccato quando vieni a fare la comunione, perché quel peccato ti toglie la fame del Signore. Per questo motivo si cerca di venire a fare la comunione in grazia di Dio, perché sennò c'è l'altro cibo nel cuore che ti toglie la fame del Signore. Quindi tu devi cercare, quindi non è che sia un premio per quelli bravi, però è il tuo modo di dire al Signore che ti vuoi nutrire di Lui e che lasci fuori tutte quelle cose che non c'entrano con Lui. Ecco perché il Signore ci ha detto, e la Chiesa ci dice, di fare la comunione in grazia di Dio, perché c'è un cibo che ti toglie la fame del Signore. Ecco l'ultimo concetto, lo prendiamo dalla lettura dell'alleanza. Il Signore ha ricordato una cosa, tutte le letture, che quella è l'ultima alleanza, non ce ne sono più. Antico e Nuovo Testamento, antica e nuova alleanza. L'Eucaristia è l'ultima alleanza, dopo non ce ne sono. Quindi, visto che noi dovremmo incontrarci con Dio, è nell'Eucaristia che noi abbiamo la certezza di essere in alleanza con Lui. Quindi l'Eucaristia è veramente l'ultima alleanza che ci è data perché è il Signore. Quindi tutte le letture ci parlano di questo. C'era la prima alleanza con Mosè, è venuto il Signore, e oggi è l'ultima alleanza. E quindi per questo motivo oggi noi celebriamo il Corpus Domini, ecco, cerchiamo di non lasciarci sfuggire il fatto che lì c'è veramente Gesù, anche oggi che ci sanifichiamo le mani quando lo prendiamo, no? Adesso, ecco, va bene tutto, però ricordiamoci, abbiamo la mascherina, abbiamo la sanificazione, però che non ci metti, che non ci tolga dalla testa che lì poi c'è il Signore. E io sono un anno che vedo questa cosa, magari la mia sensibilità, la mia fissazione, però delle volte sembra quasi che ci dimentichiamo che lì c'è il Signore. Cioè, certamente dobbiamo fare tutto, però l'Eucaristia si capisce anche dai gesti, se mi inginocchio, non mi inginocchio, come prendo l'Eucaristia. E anche questo gesto nuovo che dobbiamo fare per la pandemia di sanificarci, benissimo, va bene, non esageriamo, ma soprattutto non esageriamo, perché con me non è un po' troppo delle volte, ma soprattutto che non ci faccia perdere di vista che cosa c'è, chi è che abbiamo lì davanti. Solo questo. In quest'anno abbiamo rischiato anche questo. In quest'anno abbiamo rischiato anche di perdere la presenza reale di Gesù. Quindi ecco, noi possiamo chiedere anche al Signore questo, e sorpassiamo anche questa crisi. E soprattutto ecco, ricordiamoci che un certo linguaggio del corpo dice anche quello che io credo nel cuore.